Da sempre ci si è posti il problema di descrivere il mondo in cui ci troviamo. Dall'alba dei tempi, di fronte all'evidente ordine presente nel creato, l'uomo ha inventato modi per unire le sue osservazioni in sistemi organici di pensiero, che fossero trasmissibili e comunicabili ad altri individui. A seconda dei popoli, ecco nascere scienze, filosofie o religioni. Se in Occidente lo studio fisico e della realtà si è per molto tempo allontanato da quello metafisico, mentre di recente c'è stato un rapido riavvicinamento grazie alle scoperte riguardanti la fisica subatomica e quantistica, in Oriente sono tradizionalmente andati a braccetto, facendo sì che la figura dell'uomo di scienza non fosse pensabile come separata da quella dell'uomo di filosofia, anche se la mentalità orientale, tradizionale, la Weltanschauung, o visione del mondo, è per lo più spiegata tramite complesse cosmologie che ad un occhio occidentale possono apparire come pura fantasia. Ma concentriamoci su ciò che è più vicino a noi. La scienza figlia della civiltà occidentale rappresenta senza dubbio l'avanguardia della ricerca. Lo attestano le innumerevoli osservazioni riguardante l'infinitamente grande come l'infinitamente piccolo, i più remoti confini dell'universo, come l'invisibile mondo preatomico. Sulla base di tali studi, dalla nascita del metodo scientifico ad oggi, gli scienziati hanno formulato teorie sempre più complessive sull'origine, la struttura e lo sviluppo del mondo. È da notare, tuttavia, che al giorno d'oggi non sono molte le ricerche innovative, nel senso letterale del termine. Da oltre 80 anni alcuni paradigmi accettati dalla comunità scientifica ufficiale, prima di tutto la relatività einsteiniana, ma anche i modelli del nucleo atomico, la legge di Lavoisier sulla invarianza delle materie, eccetera, nonostante le sempre più numerose evidenze sperimentali che portano molteplici ricercatori a metterli in discussione, hanno tracciato un solco così profondo nella strada dello studio scientifico che solo in pochi osano avventurarsi su sentieri laterali, in aggiunta ad interessi economici e politici che hanno da tempo indirizzato i fondi per la ricerca nelle mani di pochi. Ed è sempre più raro trovare laboratori ufficiali impegnati su studi in argomenti cosiddetti di frontiera, argomenti che vengono per lo più esplorati da appassionati ricercatori indipendenti e con pochi mezzi finanziari. Da costoro provengono spesso le scoperte più inaspettate e ricche di sviluppi, fatto che fa riflettere. Così facendo, questi campi potenzialmente più ricchi di scoperte innovative vengono evitati, forse per paura di insuccessi, ovviamente molti più probabili e non accettabili in termini di logica di mercato. Ciò non ha impedito, d'altra parte, numerose osservazioni di fatti inspiegabili in base alle attuali teorie ufficiali riguardanti la struttura della materia. Per esempio, produzione anomala di energie, come nella cosiddetta fusione fredda, o bilanci impossibili causati da scomparsa o comparsa di elementi. E questo è il caso delle trasmutazioni a debole energia. Se fosse vero che tali fenomeni avvengono solo a partire da elementi radioattivi, o in presenza di condizioni adatte ad ottenere fusioni e fissioni nucleari, quindi con temperature estremamente elevate, come si dice ufficialmente, essi non potrebbero verificarsi. Ma i fatti ci dimostrano il contrario. Le prime pubblicazioni scientifiche che parlano di questo genere di fenomeni risalgono alla fine del 1700 e hanno talvolta firme prestigiose, come quelle dei padri della chimica e della fisica moderne. Con il trascorrere degli anni si nota una crescita esponenziale di tali osservazioni riguardanti tutti i campi di interesse scientifico, in particolare chimica, fisica, microbiologia, astronomia, veterinaria, agricoltura e biologia. La ricorrenza in ambiti così numerosi e diversi non fa che evidenziarne ulteriormente la natura generale di queste anomalie. Esse sono osservabili ovunque sia presente materia sottoposta a forze. Poco importa che la loro azione venga veicolata dagli enzimi del metabolismo cellulare, dalla pressione, dal calore, da una corrente elettrica o altro. Per un sufficiente lasso di tempo, in particolare, il fattore forse più importante alla base di tali fenomeni
si è rivelato essere il tempo, la cui azione è la più difficile ad essere osservata e compresa, ragione per cui verrà lasciata in secondo piano nel corso del libro, senza peraltro dimenticarla o sottovalutarla. Prima di arrivare a ipotizzare che sia il mondo a contenere anomalie o eccezioni alle leggi che lo governano, è molto più semplice pensare che siano le teorie su di esso ad essere miopi o parziali. Partendo da questo punto di vista, iniziamo il nostro percorso per scoprire innanzitutto quali siano questi eventi ufficialmente inspiegabili, che nel loro complesso sono conosciuti come reazioni nucleari a debole energia. Dagli inizi del secolo scorso, la fisica si è preoccupata soprattutto di esplorare la strada tracciata e inaugurata da Rutherford, cioè quella delle alte energie. Sulla scia dell'entusiasmo per i primi risultati ottenuti con il suo metodo, egli aveva espresso un'opinione che ha condizionato la ricerca fino ai giorni d'oggi e che col senno di poi si potrebbe giudicare assolutamente fuorviante per lo sviluppo della neonata fisica atomica e nucleare. La fusione di particelle cariche ad alta velocità da parte degli atomi è uno dei più promettenti metodi per indagare la loro struttura. Tutto questo a spese di quella regione delle basse energie, nella quale c'è tanto da imparare quanto nella regione che si trova fra la più alta energia finora ottenuta e l'infinito, ma che pare essere stata dimenticata dai più. Le reazioni nucleari note al grande pubblico, ovvero la fusione e la fissione nucleare a caldo, richiedono temperature elevate. Pensiamo ad esempio al funzionamento di una bomba atomica o velocità prossime a quelle della luce, come avviene negli acceleratori di particelle, ad esempio al CERN di Ginevra. Ma nel corso del tempo sono state osservate almeno 5 tipologie di reazioni nucleari, quindi fusioni e fissioni a freddo, o meglio a debole energia, che indicano chiaramente come esista un diverso modo con cui la natura produce e modifica la materia e trasforma l'energia. Uno, a temperatura e o a pressione ambiente, per esempio nel metabolismo delle cellule. Due, per via elettrochimica, per esempio tramite passaggio di corrente elettrica in soluzioni saline. Tre, per via microbica, per esempio nelle colture in vitro. 4. Ad alta pressione, per esempio nelle presse industriali. 5. A bassa temperatura, per esempio all'interno del plasma freddo o di una stella. Si capirà meglio in seguito il senso di questa affermazione. Le differenze apparenti fra reazioni nucleari ad alta e bassa energia si possono ricondurre ad una semplice questione di velocità, di reazione e di rendimento. Le prime forniscono molta energia in relativamente poco tempo, con un rendimento basso. Le seconde, al contrario, forniscono poca energia, ma per tempi molto più lunghi e con rendimenti alti. È evidente come l'uomo, dalla vita estremamente breve, abbia trovato più congeniale concentrarsi su quei processi che forniscono rapidamente l'energia di cui ha bisogno. È altrettanto evidente come la natura, non avendo problemi di tempo, privilegi quelli che danno il massimo risultato con il minimo sforzo e le minori perdite. Tali processi sono sfuggiti per lungo tempo all'osservazione diretta, ma nel corso dell'ultimo secolo questa situazione è cambiata. Supportati da centinaia di studi e pubblicazioni in merito, addentriamoci in questo mondo segreto ed affascinante. Reazione a temperatura e pressione ambiente. Osservando da vari punti di vista il comportamento delle cellule di organismi complessi, si è potuto riscontrare come esse utilizzino queste reazioni per mantenere o raggiungere un equilibrio termico con l'ambiente circostante. Studi compiuti nel deserto del Sahara dal Kevran, per esempio, hanno dimostrato come il corpo umano, per equilibrare la temperatura interna all'eccessivo calore esterno, sintetizzi potassio a partire dall'ossigeno e da un eccesso di sodio assunto tramite l'alimentazione. L'energia necessaria a tale reazione nucleare a bassa energia
è fornita dall'eccessivo calore ambientale e dall'attività fisica intensa. Ma questa capacità di sintetizzare nuovi elementi negli animali non era sconosciuta. Già nel 1799, con studi sulle uova di gallina che evidenziavano anomalie nei bilanci del calcio, il meccanismo della calcificazione si era rivelato un problema irrisolto. Più recentemente, lo stesso problema è stato affrontato cercando di comprendere il processo di produzione dell'esoscheletro in crostacei a digiuno, in acqua priva di calcio e con una quantità di tale elemento disponibile nel sangue molto inferiore a quanto richiesto. Gli animali hanno mostrato di riuscire a produrre gusci calcarei anche in totale assenza di calcio, se in presenza di altri elementi come il magnesio o il potassio. Ciò ha fatto nascere ovviamente molti interrogativi anche sul meccanismo della calcificazione nell'uomo, che in effetti ha rivelato alcune sorprese, come per esempio un aumento della velocità e della capacità di calcificazione in presenza di una maggiore assunzione di silicio, particolare già risaputo nella tradizione popolare, che per riprendersi velocemente dalle fratture consiglia l'equiseto, erba particolarmente ricca di silicio. Se invece di esaminare un animale durante il suo periodo produttivo osservassimo un vegetale, a partire dallo stato di seme, nel periodo della crescita noteremo gli stessi processi. Fin dal 1875 sono state riscontrate variazioni dei sali minerali nel corso della germinazione. Il rapporto fra potassio e calcio nei semi d'avena, per esempio, coltivata senza alcun apporto o sottrazione di questi elementi, scende nel corso delle 8 settimane della germinazione e rimane all'incirca costante dal momento in cui finisce l'azione degli ormoni della crescita. Questo mostra come un organismo giovane, o comunque con l'attività ormonale ancora intensa, abbia una certa facilità a gestire gli elementi disponibili, arrivando persino a trasmutarli in base alle proprie esigenze. Continuando a parlare di vegetali, è interessante notare come vi siano variazioni dei sali minerali anche durante la stagionatura. Numerosi studi su frutta, verdura e legumi, oltre alle normali tabelle di composizione degli elementi, mostrano che durante l'essiccazione naturale avvengono delle variazioni di minerali non proporzionali a quanto atteso dalla sola perdita d'acqua. Per esempio, nel fico sottoposto all'essiccazione naturale il selenio si mantiene costante, mentre il ferro cresce di circa il doppio e il sodio addirittura quadruplica. Queste reazioni nucleari a debole energia indicano con chiarezza la possibilità di valutare con precisione l'età di un prodotto stagionato, come poi vedremo meglio in seguito, e forse anche altri fenomeni. Un importante riscontro è stato quello avvenuto dall'esercito americano. Nella USA Army Laboratory del 1978, disponibile integralmente anche su internet, sono stati dimostrati non solo la capacità degli organismi viventi di effettuare trasmutazioni a debole energia degli elementi, cioè sintetizzarli ex novo, ma anche il guadagno netto di energia che la cellula ottiene nel corso di tali processi, tramite l'azione di enzimi e di molecole come la magnesio ATP. La cellula riesce a fare ciò che gli scienziati moderni ritengono possibile solo tramite acceleratori di particelle o reazioni termonucleari. Tale studio dimostra come la natura utilizzi queste reazioni anche per produrre energia negli esseri viventi. Vediamo più in dettaglio gli aspetti brevemente accennati in queste righe di introduzione. 1600. Prime curiosità sui vegetali. Un chimico di nome Jean-Baptiste Helmont, nota come un salice da lui piantato in un vaso di argilla contenente 90 kg di terra, fosse cresciuto di 75 kg dopo 5 anni. Restando pressoché costante, il peso della terra e avendolo nutrito solo con acqua distillata o piovana. 1799, esperimenti su uova di gallina. Louis Nicolas Vauquelin, uno dei più grandi chimici del XVIII secolo, contemporaneo a Lavoisier, effettua una ricerca sulla produzione di uova in galline alimentate esclusivamente con avena. L'analisi dell'avena aveva portato a stabilire con precisione la sua composizione chimica. E lo stesso venne fatto con una serie di uova deposte per 90 giorni da una gallina e con gli escrementi prodotti.
L'escrezione totale di carbonato di calcio fu di 22,291 grammi, mentre la vena conteneva solo 5,94 grammi di fosfato di calcio. Nello sterco vi erano 11,94 grammi di fosfati, dunque 6 grammi in più in uscita rispetto a quelli in entrata, e comunque più del doppio di quanto era stato ingerito. Ancora più strano era il bilancio dei carbonati. A fronte dei 22,2 grammi esecreti, i semi di avena ne erano del tutto sprovvisti. Quindi si ha un totale di 34,23 grammi di sali calcici in uscita, mentre l'avena ne conteneva solo 5,9 grammi, con un aumento quindi del 475%, cioè 28,2 grammi in più rispetto a quanto ingerito. Il bilancio della silice portò invece a constatarne la diminuzione. A fronte di 9 grammi presenti all'inizio, ne furono trovati solo 8,4. Vanchelin non fornisce spiegazioni a questo fatto, ma pone la questione del fosforo scomparso, poiché il calcio è assorbito sotto forma di fosfato, o meglio di esteri fosfarati come la fitina, ed è espulso sotto forma di carbonato. Quindi dove è andata la differenza? Uno studio su migliaia di uova, eseguito nel 1972-73 da Fausta Setti presso la Facoltà di Scienze di Torino, ha confermato tutti i valori trovati da Vasquelin. Nel 1822, altre osservazioni su uova di gallina, uno scienziato inglese, William Proust, studiando le uova di gallina in incubazione, scopre che al momento della nascita i pulcini contengono 4 volte più calcare di quello presente in origine nell'uovo e che inoltre il contenuto di calcare nel guscio non è cambiato. Nel 1848, produzione anomala di zolfo nella germinazione dei semi. Berzelius, uno dei cosiddetti padri della chimica, prende in considerazione le ricerche effettuate nel 1846 da Vogel sulla produzione di zolfo nei semi di crescione in germinazione in un ambiente senza zolfo solubile rinvenibile, ma non formula ipotesi sul suo rinvenimento. Ricerche simili erano già state compiute da Calbard nel 1831. 1875, bilanci anomali di vari elementi nella germinazione dei semi. Dal 1875 al 1883, Herzl pubblica una numerosissima serie di opuscoli relativi ai bilanci di parecchi elementi durante la germinazione di vari semi, usando come ambiente di coltura una soluzione di acqua distillata contenente uno o due sali. Così in ciascun lotto messo in germinazione nei recipienti è contenuto un anione costante, mentre il catione varia da un lotto all'altro. Altri esperimenti vengono fatti con un catione costante, per esempio il magnesio, facendo variare l'anione, il carbonato, solfato, fosfato, eccetera. Egli perviene alla conclusione che vi sono aumenti e diminuzioni di certi elementi. Si tratta del primo lavoro di questo genere di cui si parla in letteratura. Poiché egli fornisce risultati qualitativi e quantitativi nonostante siano esperimenti un po' datati, Kevran commenta: nessuna mente scientifica che sia veramente tale ha il diritto di scartare senza controprove dei risultati così numerosi e così vari. Nel 1925, produzione anomala di iodio nelle alghe. Fendler, in alcune sue pubblicazioni, riscontra una produzione di iodio nelle alghe laminarie derivante non tanto dal fissaggio di quello presente nell'acqua di mare, quanto dalla trasmutazione, anche se non ne parla in questi termini, del supporto su cui stavano, cioè granito stannifero. Lo stesso risultato è ottenuto nel 1946 da Henry Spindler, direttore del laboratorio marittimo di Dinard in Francia, indagando sull'origine dello iodio nelle alghe marine. Scopre che la comune alga laminaria si fabbrica tutto lo iodio che le occorre, anche se viene posta a crescere in un'acqua che non ne contiene. Nel 1939, avvelenamento inspiegabile da monossido di carbonio. Negli anni da 1935 al 1939,
Vari studi compiuti da Corrientes Lewis Quebran su lavoratori a stretto contatto con stufe in ghisa, lastre metalliche aromentate o saldatori, con la collaborazione degli ispettori del lavoro, dei medici del lavoro e delle aziende interessate a tale attività, con il concorso dei laboratori di sicurezza sociale della prefettura di polizia del gas di Francia, dei laboratori di igiene industriale e di medicina del lavoro della facoltà di medicina di Parigi, finiscono per dimostrare la presenza di ossiemoglobina nel sangue, pur non trovando alcuna traccia dosabile di CO nell'aria respirata. Egli era stato attirato dal problema, già denunciato dalle massime autorità in medicina del lavoro un po' in tutti i paesi del mondo, perché non era stata trovata nessuna interpretazione soddisfacente del fenomeno. Le sue ricerche lo portarono a formulare un'ipotesi così plausibile e coerente coi dati osservati che nessuno finora è riuscito a smentirla. L'azoto atmosferico, N2, arrivato dall'intenso calore, già a pochi metri da una lastra incandescente l'avvelenamento non si verifica, trasmuta in CO secondo la formula N2 sta a C più O, dove è la notazione di Quebran per indicare la trasmutazione a debole energia sempre reversibile. È importante osservare che l'azoto atmosferico non si trova mai allo stato atomico N, ma sempre solo allo stato molecolare N2, energeticamente più stabile, e che N2 e CO hanno la stessa massa atomica. Differenze compaiono solo alla quarta cifra decimale. Secondo la concezione di Quebran del nucleo atomico, il nucleo del carbonio sarebbe costituito da tre elioni, nuclei di elio o particelle X, in maniera simile al modello alfa dell'atomo proposto da Alkins nel 1915, e quello dell'ossigeno da 4 elioni, per un totale di 7 elioni, che costituiscono a loro volta il nucleo dell'azoto molecolare. La ragione dell'inesistenza di azoto atomico sarebbe nell'impossibilità di una divisione della molecola di CO in due parti uguali. In altre parole, N2 e CO potrebbero essere semplicemente due diversi arrangiamenti di un'unica configurazione nucleare. La distanza fra nuclei di azoto in N2 è di 1,12 Armstrong, mentre quella fra C e O è di 1,02 Armstrong, ossia CO è una molecola più compatta e quindi più energetica. Questo apporto di energia sarebbe fornito nel caso dell'intossicazione da CO, dall'irraggiamento che si verifica solo in stretta prossimità della lastra o della stufa incandescente. 1941, membrane cellulari, mitocondri e applicazioni mediche. Considerando il problema della sede in cui queste trasmutazioni si verificherebbero più facilmente, l'attenzione cade sulle membrane cellulari. Nel 1941 Albert Sainz-Gorgin, premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1937, pone l'accento sulla proprietà semiconduttrici delle proteine, confermate in seguito anche in numerose altre molecole organiche, fra cui gli stessi acidi nucleici DNA e RNA, composti aromatici ed eterociclici, beta-carotene, eccetera. L'organismo, scriveva in seguito, è attraversato da un flusso invisibile, le cui particelle, gli elettroni, eccetera, portano in sé l'energia, la carica, l'informazione, e hanno la funzione di carburante di tutti i processi vitali. È su queste basi, con successivi studi, Quebran fa notare come alcuni biofisici abbiano addirittura postulato l'esistenza nelle membrane di materia allo stato di plasma, cioè gas ionizzato, in cui nuotano liberamente elettroni, protoni, neutroni e altre particelle. Questo quarto stato della materia lo si immagina normalmente solo nel nucleo delle stelle, a temperature di milioni di gradi, ma gli studiosi di elettronica dello stato solido hanno riscontrato un gas di elettroni anche nei semiconduttori a temperatura ambiente, e quindi anche nelle sostanze organiche dotate di tali proprietà. Nel 1950, bilancio anomalo del carbonio nelle foglie. Un bilancio anomalo del carbonio viene evidenziato da Mois nella sua opera dedicata alle ricerche sulle foglie raccolte verdi e messe sotto campana in atmosfera controllata. Dopo essere morte e diventate gialle, egli riscontra una consistente variazione di azoto, che
non commenta. Esso aumenta del 70% mentre una forte quantità di carbonio scompare. Mentre l'azoto passava da 13,64 mg a 22,8 mg. Il carbonio diminuiva di ben 82 mg. Questo rapporto particolare tra carbonio e azoto aveva però già da tempo richiamato l'attenzione degli agronomi, perché si erano accorti che questi due elementi variano sempre in senso inverso. Pauchon, nel suo Trattato di microbiologia del suolo del 1958, rileva che nell'etame fresco il rapporto carbonio-azoto è in media 33, mentre dopo la fermentazione scende a 15. Avviene quindi una scomparsa del carbonio e un aumento dell'azoto. 1955, bilancio anomalo del potassio presente nei suoli. Un enorme bilancio errato di potassio nei suoli è evidenziato da Reinberg. Egli cita un esperimento di Dutilion nella stazione agronoma di Dion, i cui risultati sono stati successivamente oggetto di una relazione all'Accademia di Agricoltura in Francia il 12 gennaio del 1966, e nel quale si osservava che il bilancio di potassio nelle piante non quadrava. Misurando da un lato l'apporto di potassio sotto forma di concime, più la diminuzione del contenuto del suolo in potassio sostituibile, più la diminuzione del contenuto del suolo in potassio fissato, quindi non assimilabile, e dall'altro lato il potassio totale delle piante raccolte si constatava la presenza di oltre 143 kg per ettaro in più di quello che le piante avevano sottratto al suolo. Reinberg, riguardo alla situazione francese, scrive: risulta un deficit annuale di 750.000 tonnellate, molto parzialmente colmato dalla trasformazione del K non assimilabile in K assimilabile, cioè potassio. Altri esperimenti simili sono stati fatti in seguito con risultati ancora più imprevisti. In un caso, una liberazione di 875 kg ettaro di K2O, nell'altro, compiuto da Dutilioni con un su cultura di dactlite per 3 anni, di 600 kg ettaro di K2O nell'insieme degli apprezzamenti sottoposti a prova, con una diminuzione appena sensibile del potassio sostituibile. Nel 1958, bilanci anomali dell'azoto nei suoli. Vengono riscontrati a più riprese bilanci non nulli anche dell'azoto. Ogni vegetale ne ha bisogno per costruire le proprie proteine e il suo ciclo è conosciuto da tutti. Le piante fissano l'azoto atmosferico attraverso le loro foglie e quello del terreno attraverso i vari tipi di microrganismi come i nitrobatteri. Si sa inoltre che le radici delle leguminose sono fornite di numerosi serbatoi, molto densi di batteri fissatori d'azoto, i rizobi, dei quali al 1973 erano già state catalogate più di 3.000 varietà. Quando si coltiva sotto campana, con una continua misurazione del volume di aria introdotta e tenendo conto del concime azotato dato al suolo, si sa con precisione quanto azoto è stato apportato. Ma dopo un certo periodo, che varia da pianta a pianta, se si dosa l'azoto totale nel suolo sotto la campana, quello che è stato trascinato via dall'acqua, l'annaffiatura e quello che vi è nella pianta, si constata che ne manca. Pauchon, citando oltre una cinquantina di casi, scrive: malgrado il numero considerevole di lavori nati dal suo studio, la questione del bilancio azotato dei suoli pone tuttora un vero enigma. Quali che siano le precauzioni prese, quando si fa la differenza fra le esportazioni e le importazioni di azoto, vi è sempre una parte che non si trova rilevante, variabile, secondo le condizioni, dal 15 al 30%. Molti anni prima, Terrione dichiarava: c'è dell'altro. L'esame dei suddetti valori testimonia non soltanto la preesistenza di una partita di azoto, ma anche la costanza quantitativa di questa perdita. Oltre a portare, ad esempio, migliaia di casi citati a testimonianza, arriva a concludere: l'esistenza delle fughe di azoto è così importante da imporre l'abbandono del metodo dei bilanci. 1959. Trasmutazioni durante le germinazioni dei semi nei pesci e negli esseri umani sottoposti a condizioni di calore estreme. Il dottor Julien dell'Università di Besançon
dimostra che se le tinche, pesci d'acqua dolce, sono messe in acqua contenente il 14% di cloruro di sodio, la loro produzione di cloruro di potassio aumenta del 36% entro 4 ore. Negli anni 50, Pierre Baragren, professore e direttore del laboratorio di chimica organica all'École Polytechnique di Parigi, compie un gran numero di accurati esperimenti sulla germinazione, concludendo che le piante trasmutano normalmente gli elementi. Tra le sue osservazioni in merito, Baragher dice: «I miei risultati sembrano impossibili, ma sono qui. Ho preso ogni precauzione. Ho ripetuto gli esperimenti molte volte. Ho fatto migliaia di analisi per anni. Ho fatto verificare i miei risultati da terze parti che non sapevano cosa stessi investigando. Ho usato diversi metodi. Ho combinato i miei esperimenti. Ma non c'è via d'uscita. Dobbiamo rassegnarci all'evidenza. Le piante trasmutano gli elementi». Negli anni precedenti alcuni studi erano stati compiuti su lavoratori in condizioni termiche estreme. Un esperimento simile è condotto da Kevran nel deserto del Sahara sul fabbisogno giornaliero in condizioni di caldo estremo. Dai risultati dell'analisi si ha un risultato sorprendente. Nel periodo di 6 mesi, secondo le analisi effettuate dal dottor Borri del laboratorio della facoltà di farmacia di Strasburgo, ogni uomo perde ogni giorno 117,2 mg di magnesio in più di quanto ne assuma. Lo stesso esperimento viene verificato nel concorso della Marina Militare in una zona vicina, ancora più secca e dura 8 mesi, con un risultato persino più sorprendente. Per quegli 8 mesi, secondo l'analisi effettuata dal laboratorio della Marina Nazionale di Tolone, ogni uomo aveva mediamente ingerito 314 mg ed esecreto 570 mg, con un'eccedenza di 256 mg, ossia l'80% in più rispetto a quanto ingerito. Così viene confermato che l'organismo, con molto caldo secco, esecreta più magnesio di quanto ne riceva. Fra l'altro, il magnesio mobilitabile del corpo umano è di circa 5 grammi e guardando le cifre del mese di agosto si constata un'eccedenza giornaliera di 652 mg. In 8 giorni queste persone avrebbero dovuto perdere tutto il loro magnesio mobilitabile e nonostante ciò hanno invece resistito egregiamente per 8 mesi. A tali risultati Kevran commenta: «È da segnalare che al contrario i bilanci del sodio erano positivi, cioè l'organismo in questo clima caldo e secco assorbiva più sodio di quanto ne secretava, senza che si potesse scoprire il minimo accumulo di sodio nell'organismo. Ciò spiega il ruolo importante che gioca il sale nei paesi secchi e caldi, ruolo già evocato nella Bibbia. Oggi, a Taudeni, unico agglomerato di una qualche importanza nel pieno cuore del Sahara, vi si viene a cercare il sale da Timbuktu, a circa 1000 km a sud, da notare che lì il sale è più ricco di magnesio di quello marino e che la maggior parte delle acque delle regioni aride e calde sono salate e fortemente magnesicate, persino purgative, perché spesso il magnesio si trova sotto la forma dominante di solfato. Sempre nell'esperimento nel deserto del Sahara si era riscontrato come, a fronte di un lavoro compiuto in piena estate, tutto il pomeriggio al sole, facendo lavori pesanti, nessuno avesse subito una insolazione. I lavoratori mangiavano salato, succhiavano zollette di sale ed esecretavano più potassio. Ogni analisi classica era naufragata di fronte a questa evidenza. Vi era un aumento delle secrezioni di potassio durante il lavoro al caldo, se l'organismo disponeva di sodio. Si sa inoltre che un'aggiunta di potassio permette ad un tessuto in coltura di continuare a vivere ad una temperatura più alta. Kevran fa notare che mentre una cellula è ancora nel corpo umano, esso, per mezzo dell'ormone aldosterone, può compiere la trasmutazione da sodio a potassio, tanto che la surrenalectomia comporta un aumento delle concentrazioni dei liquidi cellulari ed extracellulari di sodio, mentre per le cellule separate dal corpo questo non è possibile ed occorre fornire direttamente il potassio. Si vede quindi come questa sia una reazione di difesa dell'organismo,
che avviene con una forte reazione nucleido-biologica endotermica. E infatti nel caso di una persona con la febbre si ha un aumento del sodio a potassio nel sudore e nell'urina. È indubitabile che lo studio degli effetti sull'uomo sia sempre complesso, ma Kevran previene così questa obiezione. Sull'uomo si troverà sempre qualcuno che immagina accumulazioni locali non segnalate e perdite insospettate attraverso evacuazioni non controllate. Sicuramente ciò è possibile nelle ricerche troppo limitate, troppo brevi, ma questo è noto. E per scartare tali obiezioni negative ho dato i risultati di esperimenti su gruppi seguiti per 6 o 9 mesi. Se vi fosse da qualche parte accumulazione durante questo lungo periodo, sarebbe rilevabile. Così pure una perdita costante prolungata si manifesterebbe con una certa significativa carenza. Ora, non vi fu né carenza né accumulazione palesata alla fine di questo lungo periodo. Non di meno i bilanci non erano nulli. In biologia si conosceva da tempo il fatto che il consumo di ossigeno in diversi tipi di invertebrati aumenti in funzione di rapporto sodio-potassio. Nello stesso modo, avviene che il consumo di ossigeno delle sezioni di cervello di mammifero è fortemente aumentato da potassio e diminuito da magnesio. Se vi è privazione di ossigeno, questo fenomeno della diminuzione di sodio con aumento di potassio non si osserva più. Il sodio e ossigeno sono pertanto necessari per constatare l'aumento di potassio. La legge dell'invarianza della materia di Lavoisier, come si può vedere, sembra non valere in questo genere di esperimenti. Vi sono numerose e convergenti ricerche in cui si evidenzia come anche il meccanismo della membrana cellulare, che fa variare il tasso sodio-potassio presente nella cellula, sia meno semplice di come si è sempre pensato. Infatti non vi è solo un passaggio di potassio dal liquido extracellulare. È vero che l'interno si arricchisce di potassio, ma non si riscontra alcuna uscita di sodio. Il fatto che la diminuzione di sodio sia sempre accompagnata da un consumo anormale di ossigeno è dunque accertato da molti ricercatori. Nel 1963, Pernod, professore presso la facoltà di medicina e direttore di un grande ospedale di Parigi, introduceva nel suo insegnamento l'unica spiegazione che potesse risultare dall'insieme delle seguenti quattro constatazioni. 1. Nessun ingresso di sodio. 2. Diminuzione di sodio. 3. Aumento di potassio. 4. Consumo di ossigeno. Per lui non poteva che trattarsi della trasmutazione biologica sodio più ossigeno uguale potassio.